Covid, calano i contagi, ma non ci sono posti letto. Meno infetti in Campania, 1981 nuovi positivi, ma si registrano anche 16 morti e aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Ospedali in emergenza, a Castellammare di Stabia il pronto soccorso scoppia. Requisiti, letti e barelle e stop ai nuovi ricoveri. Dal Vomero a Chiaiano, il lockdown un disastro. A Napoli si susseguono le manifestazioni di protesta dei commercianti. Parla Massimo Di Porzio, presidente FIPE. Non siamo noi gli untori, sugli aiuti annunciati siamo stati presi in giro dalle istituzioni. A Chiaiano, imprenditori in piazza, siamo al fallimento. A Sporto, De Luca cambia, ma ad Avellino è protesta. Erano in centinaia davanti la prefettura a manifestare contro le restrizioni di governo e regione. Bar, ristoranti, palestre, agenzie di viaggio al collasso. Così dicono gli esercenti, andremo in rovina, lo Stato ci aiuti. Guerriglia a Salerno, dopo Napoli allarme, tornano a protestare i ristoratori nel pomeriggio manifestazione davanti alla prefettura. Intanto, dopo l'assalto sotto casa del governatore, il sindaco condanna ogni episodio di violenza. Per il procuratore nazionale antimafia, pericolo emulazione dopo i fatti di Napoli. Covid nel Sannio, Mastella, serve il Covid Hotel. Contagi e ricoveri in aumento a Benevento e oggi ennesima giornata di protesta di ristoratori e commercianti che hanno incontrato le istituzioni. Il sindaco si schiera con loro e contro la disposizione che impone la chiusura delle attività alle 18 e propone l'istituzione dei Covid Hotel in provincia. Dopo derby è l'ora dei fratelli Insigne, prima Roberto con il Benevento, poi Lorenzo con il Napoli, hanno dato prova delle grandi capacità tecniche mettendo il marchio sulla sfida del Vigorito. I Sanniti ora guardano la gara di Coppa Italia contro l'Empoli in casa in attesa del posticipo di campionato. E eccoci in diretta anche su Facebook con 8 Channel News. In apertura il Covid, calano i contagi in Campania, ma si registrano anche 16 morti e aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Ospedali in emergenza a Castellammare di Stabia, il pronto soccorso scoppia, stop a nuovi ricoveri. In apertura sentiamo Lanzilli. Leggero calo dei contagi in Campania rispetto al record negativo di ieri. L'unità di crisi ha segnalato 1981 nuovi positivi, 146 dei quali sintomatici. Flessione anche fisiologica, visto che si fa riferimento ai risultati registrati nella giornata di domenica, quando sono stati eseguiti meno tamponi. Ma il Covid purtroppo continua a mietere vittime. Nel bollettino si contano altri 16 decessi avvenuti tra il 23 e il 25 ottobre, ma registrati solo nelle ultime ore. Preoccupa il dato delle terapie intensive. 123 i posti occupati finora, 10 in più del giorno precedente. Ma la pressione sugli ospedali è fortissima. Situazione grave a Castellammare di Stabia, dove sono esauriti i posti nel pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo. Barelle, sedie e letti disponibili sono stati requisiti. Tutte utilizzate anche le fonti di ossigeno, comprese quelle supplementari. La direzione aziendale ha fatto sapere che il nosocomio partenopeo non è più in grado di accogliere alcun paziente. Ed è emergenza anche nell'unità operativa di medicina e chirurgia. A fronte di 8 posti disponibili, sono 22 quelli occupati. Non solo dunque mancano i letti per accogliere nuovi pazienti bisognosi di assistenza, a Castellammare di Stabia c'è non poca difficoltà anche a sistemare quelli attualmente ricoverati. Criticità che si registrano anche altrove. A Giuliano il contagio arriva anche in corsia e la struttura è ormai al collasso. E a Napoli continua la protesta contro il coprifuoco. In queste ore è stata organizzata una grande manifestazione in piazza del Plebiscito. Momenti di tensione in mattinata invece a Chiaiano, dove alcuni commercianti hanno fermato un autobus per strada. Rossella Strianese. Il clima è pesante, difficile la tenuta dell'ordine pubblico. Situazioni di questo tipo, con proteste particolarmente forti, si stanno replicando in tutto il territorio di Napoli e provincia. Una manifestazione pacifica si è tenuta anche in piazza del Plebiscito contro il DPCM e le ordinanze regionali. Centinaia di persone si sono riunite in piazza, le camionette delle forze dell'ordine schierate davanti a tutti gli accessi, ma non è stato necessario intervenire. I manifestanti hanno invitato tutti a rispettare il distanziamento e a indossare le mascherine, ma non sempre è stato possibile. In piazza la colonna sonora è fatta con i tender bar, quelli che si usano per i cocktail. Diverse le anime della protesta: commercianti, sindacalisti, poteri al popolo, precari, le ballerine delle scuole di danza. Il comune di Napoli aveva annunciato di essere presente con una delegazione, ma ha fatto marcia indietro nel pomeriggio per evitare strumentalizzazioni. E soprattutto per i nostri dipendenti, che ancora non hanno percepito la cassa integrazione da mesi, e noi abbiamo sempre pagato le tasse e quindi dobbiamo pensare a loro, principalmente a noi.
Guardate che la rabbia nostra è tanta. Noi abbiamo personale inquadrato, paghiamo i contributi, paghiamo le tasse e oggi stiamo pagando proprio l'incapacità della politica, di chi fa politica. Loro sono con 7 mesi di ritardo. Intanto a Chiaiano in mattinata manifestanti con il volto coperto hanno fermato un autobus della linea 165 tra Chiaiano e Marano e hanno bloccato la strada. Non sono mancati momenti di tensione con l'intervento delle forze dell'ordine, passanti in fuga, passeggeri impauriti che hanno temuto il peggio. Poi il sit-in è proseguito pacificamente. Il coprifuoco nelle aree di periferia, qui siamo nell'area nord di Napoli, già profondamente colpite da disagio sociale e disoccupazione, per questi commercianti non ha alcun senso. C'è una bella differenza, ci sono grandi differenze tra un'attività dislocata in periferia e altre dislocate al centro di Napoli. Cerchiamo di cucire addosso ogni quartiere, ogni municipalità, praticamente in base alle proprie esigenze, cerchiamo di prendere soluzioni un po' meno restrittive. Vomero blindato ieri sera in 2000 tra commercianti e imprenditori sono scesi in piazza contro i divieti imposti da governo e regione. A 8 Channel parla il presidente FIPE Massimo Di Porzio. Non siamo noi gli untori, ma De Luca continua ad attaccarci. Vediamo. Coronavirus, nuova marcia di protesta a Napoli. Dopo gli scontri del weekend, in città, nella zona Vomero, tornano a manifestare, stavolta pacificamente, oltre 2000 persone. Manifestanti, lavoratori dei settori bloccati dal decreto, palestre, bar, spettacolo, imprese, ma anche cittadini della zona, al grido libertà sono tornati a sfilare. Le misure del decreto, secondo il numero uno della FIPE Confcommercio Campania, Massimo Di Porzio, non servono e l'annuncio di aiuti immediati è solo l'ennesima inutile promessa. La rabbia delle persone viene dal fatto che noi non vogliamo essere identificati come gli untori. Chiudono noi perché è il modo più facile per poter provare ad arrestare la pandemia. Tante volte in passato ci sono state fatte promesse, un'unica volta c'è stata un'erogazione, diciamo, sul conto corrente, ma neanche di tutti i pubblici esercizi, solamente di alcuni. Noi vogliamo collaborare, come abbiamo sempre fatto, diciamo, negli ultimi mesi, però non vogliamo essere, diciamo, presi a schiaffi. E parte un nuovo hashtag, Io sono a terra, è quello che annuncia la nuova protesta di mercoledì a Napoli, come in altre 19 città italiane. Lo slogan è Siamo a terra. Noi abbiamo una manifestazione mercoledì organizzata, diciamo, a livello nazionale in 20 città d'Italia contemporaneamente. È un grido di allarme, un grido di disagio, un grido di aiuto da parte delle aziende, degli imprenditori, per dire che, insomma, non ce la facciamo più. E sull'asporto De Luca cambia, sarà consentito fino alle 22.30, ma ad Avellino è protesta in centinaia davanti alla prefettura a manifestare contro le restrizioni. Bar, ristoranti, palestre, agenzie di viaggio sono al collasso, così dicono gli esercenti, andremo in rovina, vediamo. Sembra sempre che siamo noi gli untori di questo virus, non mi sembra che sia così, quindi chiediamo solo di poter lavorare. È il grido di aiuto di titolari di bar, pasticcerie, ristoranti, palestre e agenzie di viaggio in piazza ad Avellino per protestare contro le restrizioni del governo e soprattutto contro la chiusura anticipata alle 18. Davanti alla prefettura, in maniera del tutto pacifica, erano in centinaia i rappresentanti della piccola imprenditoria avellinese per chiedere di essere ascoltati e di avviare un'azione comune contro i provvedimenti regionali e governativi. Così andremo in rovina. Chiediamo sempre il diritto al lavoro, questa è la nostra unica pretesa e so che stride con quella alla salute, ma bisogna trovare un compromesso. Il governo si sta comportando un po' come si è comportato Pilato 2020 anni fa, me ne lavo le mani, non vi chiudo, ma vi metto in condizioni di poter chiudere. Le palestre sono luoghi di benessere, luoghi protetti, ci sono persone che hanno investito per adeguarsi a tutte le normative, a tutte quelle che erano le disposizioni da parte del governo. Ora aspettiamo solo un sostegno dal governo, come le promesse che ci hanno fatto nei giorni passati, la cassa integrazione che non è arrivata niente da marzo. Il turismo non
è solo il viaggio, il turismo è anche il wedding, il turismo è anche la manifestazione musicale che porta gente, porta clienti ai vari locali, quindi noi ci sentiamo parte di un gruppo che è quello delle partite IVA. Riceviamo solo botte dai nostri governanti, dai ministri, Spadafora fa l'impossibile per noi, però il problema è a monte, il non saper gestire le aperture e le chiusure. E tornano a protestare anche i ristoratori salernitani nel pomeriggio, anche qui manifestazione davanti alla prefettura, e intanto dopo l'assalto sotto casa del governatore De Luca a Salerno, il sindaco Napoli condanna ogni episodio di violenza. Sara Botte. Non si fermano a Salerno le proteste contro il coprifuoco. I manifestanti si sono riuniti ancora una volta in piazza Mendola, nei pressi della prefettura, per dire no alle misure imposte da governo e regione, prendendo inoltre le distanze dalla cinquantina di persone che nella serata di ieri si sono spinte sotto casa del governatore Vincenzo De Luca nel rione Carmine, allontanate dagli agenti in assetto antisommossa. Una persona è stata identificata e portata in questura per manifestazione non autorizzata e lancio di oggetti pericolosi. Abbiamo bruciato tutte le nostre risorse, non ce la facciamo ad andare ancora avanti, non abbiamo più nulla da bruciare e questi interventi, se arrivano, debbono arrivare subito, non abbiamo più tempo. Penso che siamo al limite, anche noi attività siamo al limite, molti nostri colleghi erano già in difficoltà e quindi questo potrebbe essere l'ultimo colpo. Per la seconda volta essere chiusi senza conoscere quale tipo di aiuti, quale tipo di ristori possano provenire dallo Stato piuttosto che dalla Regione non è corretto. A mostrare vicinanza a ristoratori e commercianti l'onorevole PD Piero De Luca, che ha promesso di farsi portavoce a Roma delle loro richieste di sostegno economico. Solidarietà alle categorie in difficoltà anche dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che ribadisce il no a gesti violenti. Non è ammissibile che si verifichino disordini come quelli dell'altra sera, che sono da censurare senza sì e senza ma. Bisogna che la democrazia segua il suo percorso e allontani chi la democrazia vuole distruggere. Intanto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao lancia l'allarme: ora il rischio è l'emulazione, dopo i gravi episodi verificatisi a Napoli in questi giorni, che per il procuratore non sono propri dei lavoratori che operano nel commercio. Ci sono indizi, precisa De Rao, di una partecipazione criminale camorrista e di quelle formazioni estremiste che ora tendono all'eversione e al sovvertimento dei valori dello Stato. E ora la storia di un operaio di Atripalda, Sandro Troisi, contagiato dal Covid, che denuncia da ASL e Regione nessuna risposta. Se arriva la polmonite sono destinato a morire. Simonetta Iepariello. Positivo al coronavirus, denuncia, sono stato lasciato solo in casa. La denuncia arriva da Tripalda e Sandro Troisi, operaio e malato pluripatologico, affetto da aneurisma aortico e broncopatia cronica ostruttiva, racconta la sua odissea. Risultato contagiato, è stato isolato in casa e spiega come l'isolamento domiciliare sia diventato il suo personale inferno, tra chiamate a vuoto al numero verde della regione e richieste inevase di verifiche e assistenza domiciliare dell'ASL. Mia moglie e mio figlio e la mia nipotina, che è stata a contatto con me giovedì in braccio a me e cose varie, non hanno ancora avuto il tampone. Ho provato a chiamare il numero ASL, non mi risponde nessuno. Ho chiamato i carabinieri, ho chiamato i vigili urbani, ho sollecitato, ho cercato di... cioè mi hanno isolato. Mi hanno abbandonato. Un lungo e doloroso calvario tra i sintomi del Covid che avanzano iniziano a manifestarsi anche per sua moglie. È corretto tutelare delle persone malate di Covid in questa maniera? Io ho un problema grave, ho broncopneumatia cronico-ostruttiva, ho ischemia cardiaca, ho aneurisma aortico. Sono una persona che se mi si sviluppa la polmonite, io me ne vado. E non è corretto abbandonare persone così. Se, non dico che mi devi ricoverare in ospedale perché non hai posti, ma almeno mi vuoi venire a controllare a casa. Ora l'aspetto più strettamente sanitario, contagi e ricoveri in aumento a Benevento, oggi ennesima giornata di protesta con il sindaco Mastella che si schiera dalla parte dei commercianti. Maria Teresa De Lucia.
Contagi e ricoveri in aumento nel Sannio, con oltre 500 positivi ed il reparto Covid dell'ospedale San Pio ormai saturo. In provincia di Benevento i numeri si fanno allarmanti e cresce anche la tensione sociale. Quella di oggi è stata l'ennesima giornata di protesta di ristoratori, commercianti e lavoratori autonomi che durante la mattinata hanno incontrato il presidente della provincia Antonio Di Maria, il sindaco Mastella e hanno poi consegnato il documento che riassume le loro necessità anche al Palazzo del Governo. E il sindaco Mastella si è schierato con i ristoratori contro la chiusura delle attività alle 18. Togliete questa misura che è una misura ingiusta, sciocca, non calcolata dal punto di vista di natura sociale. In Alto Adige si chiude alle 22, ora voglio capire che cacchio a Benevento si debba chiudere alle 18, in tutte le altre parti d'Italia, e in Alto Adige si chiude, ci dobbiamo trasferire in Alto Adige a prendere un aperitivo di sera o fare... Ecco, questa è una stronzata incredibile da parte dell'esecutività, da parte del governo. La ritengo una cosa assurda. Mi sono consultato anche col presidente della regione Campania e anche lui ritiene che questa mossa è assurda. Il sistema sanitario è al collasso, ha aggiunto il primo cittadino. Ci sono tanti casi asintomatici, gli alberghi della città, chiunque voglia, ho fatto stamattina un incontro con il direttore dell'ASL, potrà utilizzare l'albergo in modo da liberare da questo peso le famiglie beneventane. Stanno saltando tutti quanti gli schemi. Stamattina il direttore dell'ASL, cioè in maniera un po' malinconica, mi sottoponeva cioè alle difficoltà che loro hanno anche, quindi tanti cittadini mi scrivono e mi dicono che fare, che non fare, si ritarda i tamponi, non riescono più a reggere, non ce la fanno più col personale che è stremato. In Irpinia altri 69 casi registrati oggi, preoccupa la situazione in Valle Caudina, a San Martino altri 9 contagiati e c'è un mini cluster a Montoro. Paola Iandolo. Arriva a quota 1271 il numero dei contagiati in provincia di Avellino. Sono stati 720 tamponi analizzati oggi e sono risultate positive al Covid 69 persone. La situazione preoccupa soprattutto a San Martino Valle Caudina, dove i contagiati salgono a 9, mentre nel piccolo comune ufitano di Carife ci sono 7 nuovi casi. Preoccupa la situazione anche a Monteforte Irpino, dove il sindaco e altri dipendenti del comune sono risultati positivi. A Montoro è stato accertato un mini cluster con 18 positivi e circa 70 persone in isolamento fiduciario. Il sindaco Girolamo Giaquinto ha avviato uno screening di massa sul territorio per l'alto numero di contagiati. Nella vicina solo, fra altre 9 persone sono risultate positive al Covid. Intanto procedono i trasferimenti di pazienti positivi a Landolfi, tra le proteste dei sindaci, comitati locali e sindacati. La Valle dell'Irno corre il rischio, con la chiusura che di fatto c'è già del distretto sanitario dell'ASL di Montoro e con la riconversione dell'ospedale di Solofra in ospedale Covid, corre il rischio di una desertificazione di un servizio, quello sanitario anziché ospedaliero o socioassistenziale, che viene a mancare. Anche a Cervinara non frena il contagio, altre 3 persone sono risultate positive. In Valle Caudina resta alta l'attenzione. Dopo esserci confrontati con l'ASL e i medici di base, spiega il sindaco Pisano di San Martino, alla luce delle recenti disposizioni e dell'esito dei tamponi effettuati nei giorni passati, 12 persone hanno richiesto all'ASL la revoca del provvedimento di isolamento obbligatorio. Stiamo vivendo un momento difficile, dice il sindaco, che richiede senso di responsabilità da parte di tutti. Pertanto invitiamo a ridurre al minimo i rapporti con gli altri. E non si ferma la corsa ai tamponi. Anche in mattinata tanta gente è in fila davanti alle strutture accreditate dalla regione per eseguire i test privatamente. Avvicendamento temporaneo alla guida dell'ASL di Salerno. Sarà Vincenzo D'Amato, già direttore generale del RUGI, a guidare l'azienda di Via Nizza per i prossimi 2 mesi. Tra i primi atti ufficiali la riapertura del Covid Hospital di Agropoli. Filippo Notari. Sarà Vincenzo D'Amato, già direttore generale del RUGI, a traghettare per i prossimi 60 giorni. Anche l'ASL di Salerno, il manager salernitano, sostituirà temporaneamente Mario Iervolino, che per motivi di salute non potrà ricoprire la funzione di direttore generale. Un avvicendamento che, seppur temporaneo, arriva in una fase molto delicata per la sanità campana, alle prese con la grave emergenza Covid. D'Amato, nell'insediarsi in Via Nizza, dove ha già lavorato in passato, ha garantito tutto il suo impegno per far fronte alle necessità assistenziali, in piena continuità con l'attuale gestione. Intanto nei prossimi giorni l'ASL si appresta ad aprire il Covid Hospital di Agropoli, struttura che oltre ai posti di degenza avrà a disposizione anche la terapia intensiva e la subintensiva. In queste settimane infatti l'emergenza Covid sta facendo registrare numeri preoccupanti anche in provincia di Salerno. Resta alta l'allerta nell'agrono cereno sarnese e nella piana del Sele, ma i riflettori sono puntati anche sulla costiera amalfitana, dove tra gli oltre 50 contagiati
contagiati riscontrati negli ultimi giorni, c'è anche il vice sindaco di Maiori, Salvatore Esposito. So benissimo quello che stanno passando i miei concittadini, è una situazione un poco così, che abbatte più il morale oltre che il fisico. Io sono amareggiato per ben altro, purtroppo non posso essere vicino al mio sindaco, alla mia squadra. Loro sono in prima linea, quella prima linea che toccava anche a me. Spero di riprendermi presto e di tornare ad essere in prima linea per la mia città. Paura questa mattina a Montesarchio per una rapina messa a segno contro due vigilanti appena scesi dal furgone blindato per consegnare decine di migliaia di euro alle poste della cittadina caudina. Dalle immagini delle telecamere potrebbero arrivare elementi utili alle indagini. Fallarino. Un'azione fulminea messa a segno con la massima coordinazione, quasi militare, quella dei banditi armati di pistola, che questa mattina a Montesarchio hanno rapinato due vigilanti dei soldi destinati alle poste di via Cervinara. Tutto è accaduto intorno alle 8, quando nel centro della cittadina della Valle Caudina è arrivato il furgone della Cosmopol, l'istituto di vigilanza. Il mezzo accostato nei pressi della scalinata che conduce all'ingresso delle poste, davanti alle quali c'erano già delle persone in attesa. Non appena le due guardie giurate sono scese dal blindato, sono state avvicinate ed affrontate dai malviventi con il volto coperto da foulard e mascherine, armati di pistola. Hanno puntato le armi contro i due poliziotti privati che a quel punto non hanno potuto fare altro che consegnare il denaro. Per fortuna non sono stati esplosi colpi di pistola che avrebbero potuto raggiungere qualche passante o gli stessi vigilanti. Un'azione veloce e ben organizzata. Subito dopo i malviventi sono scappati a bordo di un'auto con alla guida probabilmente un altro complice. Questo è un periodo brutto, bruttissimo, perché nonostante questa emergenza sanitaria, insomma, la malavita comunque è presente commettendo reati di questa natura, insomma. Ecco. Siamo fortunati da questo punto di vista perché, insomma, c'è il comando carabinieri che solitamente già sta provvedendo a guardare le immagini delle nostre telecamere. Delle nostre telecamere comunali per le ha già visionate e credo che siano già in condizione di poter fare indagini di un certo livello, di un certo tipo. Banda del Buco in azione a Ponte Cagnano Faiano, messo a segno un furto ai danni del Conad di via Lucania. I malviventi sono riusciti ad entrare nell'edificio dopo aver praticato un grosso foro sul muro della struttura. Hanno portato via solo generi alimentari. A mettere in fuga la banda all'arrivo della vigilanza, che ha poi immediatamente allertato i militari. Un bottino che, tra danno materiale e prodotti rubati, si aggirerebbe sotto ai 1000 euro, indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia. Necessario ridare funzioni alle province, così il presidente di Benevento Antonio Di Maria, che chiede di rivedere la legge del Rio. In Matedesco. Dall'elezione diretta al ruolo delle province e le sue funzioni, dal sagno l'appello del presidente Antonio Di Maria, che rivendica il ruolo degli enti provinciali, diversi gli aspetti normativi che secondo il presidente della provincia di Benevento andrebbero modificati. Ritengo che la legge del Rio vada rivista, è arrivato il momento di intervenirci in modo concreto. Ci sono una serie di norme che oggi devono essere riviste. Mi riferisco per esempio all'elezione diretta del presidente a suffragio dei cittadini. E oggi abbiamo il rinnovo dei consigli ogni 2 anni e il presidente che dura 4 anni in carica. Abbiamo il problema delle funzioni. Oggi le province non hanno funzioni fondamentali per il ruolo che dovrebbero avere. Ruolo di programmazione considerato ancora più importante in questo periodo. La provincia è un ente di programmazione di area vasta e soprattutto in questo momento dove vi è una grande difficoltà dei piccoli comuni, dei territori montani, diciamo su gestioni di servizi indispensabili, la provincia è quell'ente che deve mettere in piedi strategie per il rilancio di questi territori. Dai trasporti al turismo infatti, diversi settori in cui secondo Di Maria le province dovrebbero avere maggiori funzioni. Maggiori settori per il nostro territorio è sicuramente agricoltura, turismo e cultura, perché il patrimonio che ha la provincia di Benevento è un patrimonio inestimabile, ma oggi non abbiamo più la funzione. L'agricoltura è la stessa cosa, abbiamo grande vocazione dell'agricoltura ma la provincia non ha più competenze, per non parlare dei trasporti.
Tempi lunghi per la riapertura della Galleria Vittoria a Napoli, lavori di messa in sicurezza che stanno provocando gravissime ripercussioni sul traffico cittadino andranno avanti fino alla fine di novembre. Nei giorni scorsi l'assessore alla viabilità Alessandra Clemente aveva confermato la riapertura del tunnel per il mese di dicembre. Tra i problemi finora riscontrati dai tecnici nella Galleria Vittoria, profonde e diffuse infiltrazioni d'acqua. Per mettere in sicurezza la galleria saranno realizzate delle impalcature di protezione. La riapertura al traffico però sarà condizionata al parere della Procura di Napoli, che dopo il crollo ha disposto il sequestro dell'area. Emergenza sanitaria e socio-economica al centro di un consiglio comunale monotematico allargato a tutte le massime istituzioni. Verrà convocato a breve ad Ariano Irpino ad annunciarlo il sindaco Enrico Franza. Sentiamo Gianni Vigoroso. Indossa nuovamente la fascia tricolore, giura di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione, Enrico Franza. Le regole sul distanziamento costringono gli assessori a prendere posto nello spazio riservato al pubblico. La seduta, presieduta inizialmente dal consigliere comunale Merico Maria Mazza, si apre con un minuto di raccoglimento per le oltre 30 vittime da Covid-19 ad Ariano Irpino. Arriva poi l'elezione del presidente del consiglio comunale e del suo vice in comune accordo. Buon segnale di partenza tra maggioranza e opposizione. Luca Orsogna, il quale ha dedicato il suo traguardo al compianto Giovanni Maraia e Antonio Della Croce. Adesso si entra nell'operatività dell'amministrazione in una collaborazione fattiva tra maggioranza e opposizione sul primo tema che dovrà essere posto all'ordine del giorno, che come già stato detto ampiamente in assise consigliari, questo primo consiglio comunale di adempimenti formali, che sarà chiaramente l'emergenza sanitaria e la salvaguardia del nostro presidio ospedaliero. Parole distensive volte alla massima collaborazione sono arrivate dai banchi dell'opposizione, a partire dall'ex sfidante alla carica di sindaco Marco La Carità. Stiamo veramente assistendo ad una pandemia che sta galoppando, ad una situazione sanitaria che è quasi in ginocchio e un ospedale di Ariano che, come ho detto nel mio intervento, sta cambiando identità, sta cambiando pelle. Io credo che di fronte ad una serie di situazioni problematiche di tal genere ci sia la necessità di tutte le forze politiche che facciano un ruolo e un compito costruttivo. È tutto per stasera, grazie regia ad Aldo Fenizia, grazie a quanti ci hanno seguito. Vi auguro una buona serata con i programmi di 8 Channel, arrivederci e vi lascio alle previsioni del tempo.